Dauri Aniello. Presente. Sorrentino Giovanni. Sì. Scala Antonio. Esposito Edgardo. De Rosa Edoardo. Scala Francesco. Elefante Alfonso. Assente. Cimino Michele. Elefante Alfonso, Salvador. Dobbiamo verificare un collegamento in videoconferenza. Vabbè, vediamo dopo. Vediamo. Al momento non lo teniamo. Scotognella Catello. Stile Vincenzo. Cimino Paolo. Marinaro Antonio. Darco Antonio. Cesarano Alfonso. Assente. Dinola Mario. De Angelis Antonio. Allora, 15 presenti e 2 assenti. Prego, Presidente. Grazie, dottoressa. Dichiaro aperta la seduta alle ore 12:45. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è comunicazioni del sindaco. Parola al sindaco. Prego, sindaco. No, in realtà non ci sono comunicazioni se non quello che avevamo condiviso, Presidente. Chiederei a tutti i consiglieri, agli assessori, magari un minuto di silenzio per quello che è successo a Ischia, no? La tematica del dissesto idrogeologico anche a noi in passato, la nostra storia ha avuto degli eventi del genere, ci sono state anche delle vittime. Se il consiglio è disponibile, io chiederei un minuto di silenzio per le vittime dell'isola. Grazie consiglieri, grazie sindaco. Proseguiamo con... Prego consigliere Cimino. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere, poiché all'indomani dell'ultimo consiglio comunale vi erano delle dichiarazioni su Metropolis, quindi lo chiedo a Michele Cimino, lo chiedo al sindaco, lo chiedo anche alla segretaria, se si sono concretizzate formalmente queste dichiarazioni, cioè del passaggio di Michele Cimino da Gragnano oltre a Gragnano bene comune. Lo chiedo alla segretaria perché non so se è pervenuto qualcosa. Al protocollo ufficiale non mi è pervenuto niente. Nessuna richiesta anche a noi ufficio di presidenza, non ci sono nessuna richiesta. Vuole intervenire il consigliere Cimino, prego. Consigliere Michele Cimino. Buongiorno sindaco, Assise, buongiorno. Allora Paolo, in effetti, vabbè, c'è stato pure qualche altro momento che potevamo discutere di questa cosa, l'ho ritenuta veramente non superficiale ma ancora meno. C'è stato, tu lo sai benissimo, lo posso dire tranquillamente, Antonio Di Martino è un po' amico di tutti, abbiamo preso un caffè, ma ti spiego, se mi date la possibilità voglio spiegare un pochettino. È un amico, abbiamo discusso e lui aveva voglia, diciamo, di avere, tra virgolette, la possibilità di esprimere con la sua associazione qualche criticità anche, ma soprattutto di dare qualche consiglio, qualora fosse un consiglio per il bene della città, a questa amministrazione. E io, sinceramente, penso tutti quanti noi ci prestiamo e non chiudiamo le porte a nessuno. Certo, è stato anche oggetto un pochettino di discussione, questo non lo metto in dubbio, però obiettivamente da te, da voi, da qualche consigliere comunale
non mi aspettavo che cadesse in questa defiance, perché obiettivamente oggi una lista di Gragnano Bene Comune che non viene rappresentato all'interno di un'assise, non mi spiego il motivo come io possa passare da una parte all'altra, senza poi per di più parlarne prima con i miei colleghi di maggioranza. Quindi ti dico subito che non ha niente di fondamento questa cosa. Siamo aperti al dialogo a tutti quanti e voglio approfittare però di dirti semplicemente a te che me l'hai chiesto, ma agli altri consiglieri di opposizione, ai miei amici consiglieri di maggioranza che già mi sono espresso, la mia posizione nei confronti non solo della lista Oltre, non solo verso il sindaco e verso gli amministratori, ma anche verso il popolo. Il mio, onestamente, te lo dico senza fare politica, perché forse è la cosa che meno so fare, imparerò a fare anche questo, se Dio vuole. È una posizione che non vuole essere né un passo avanti loro, per la paura che non possano raggiungermi, ma non vuole essere nemmeno una posizione dietro di loro, al popolo, all'amministrazione e a voi tutti, per paura che non mi vedreste. La mia posizione, te lo dico a cuore aperto, è sicura e certa, è a fianco a questi amici. E su questo non ci deve stare dubbio. Grazie. Grazie consigliere Michele Cimmino. Do la parola al consigliere Paolo Cimmino. Prego. Non si sente. Sulle dichiarazioni che ho letto, in relazione alla dichiarazione che hai fatto tu, sembrava tutto che si passasse da Gragnano Oltre a Gragnano Bene Comune. C'erano le dichiarazioni di Michele Di Martino. Non nei giorni successivi ho letto qualche smentita o qualche chiarimento. Non mi preoccupo e non mi preoccupavo, cioè del fatto che una lista potesse passare da una parte all'altra, sono abituato. L'ho avuto esperienza, ci stanno tanti amici di Gragnano Hub che stanno dall'altra parte, ma questa fa parte della politica. Però io prendo atto delle dichiarazioni sul giornale. Smentite, non ci sono stato, tu stamattina hai fatto un chiarimento. Tutto qua. Grazie consigliere Cimmino. Prego Michele Cimmino. Adesso? Paolo, non perché voglio fare che tu dici o dico, voglio contrabbattere, non è mia abitudine, però obiettivamente quando la giornalista mi chiamò e non mi voglio prolungare oltre tale, mi disse quindi passi un'altra volta, dissi guarda assolutamente, io non mi sono mai mosso da dovero, le dichiarazioni non sono state dichiarazioni mie, purtroppo c'è stato evidentemente qualche fraintendimento tra qualche parte che sinceramente, ti devo dire la verità, la smentita non l'ho ritenuta nemmeno farla, perché è una cosa così, voglio dire, insignificante. Forse politicamente poteva avere qualche peso, ma per me era così illogica questa posizione che sinceramente ho preferito sorvolare su queste e mi sono voluto dedicare ad altro, sinceramente. Quindi però se tu mi fai questa domanda, io ti posso garantire che da quella posizione di Oltre non mi sono mai mosso. Grazie. Grazie consigliere Cimmino. Se non ci sono altri interventi, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, ex articolo 175,2 del TUEL. Prima di passare la parola all'assessore, vedevo in video collegamento l'architetto Panneri, che saluto. Salve. Se abbiamo tutti. Bisogno dopo. Buongiorno. Sul punto dell'APIPOC. Sono poi qua, vedevo anche il consigliere Elefante. Grazie architetto. Vedevo anche il consigliere Elefante, non so se è presente. Consigliere Elefante? Non lo vedo ancora, dopo vediamo. La parola all'assessore De Riso per la proposta di delibera. Grazie Presidente, buongiorno a tutti quanti. Il punto all'ordine del giorno va a inquadrare una variazione di bilancio ai sensi articolo 175,2. Non è una variazione sostanziale, ma solo una variazione tecnica, perché poi siamo rimasti all'ultima variazione che fece a ottobre.
Le maggiori poste di bilancio che andiamo a spostare sono tutti i finanziamenti PA Digital 2026 che porteremo sull'unità 2023 per 718.000 euro, pure derivate dal fatto che sono uscite una serie di chiarimenti, quindi siamo in attesa da parte del Ministero di essere sicuri e chiari di come impegnare queste cifre. Tra le maggiori poste in entrata ci sono 158.016 che è il finanziamento progetto SAI, sistema di accoglienza e integrazione, è una rete degli enti locali finanziato da un fondo nazionale per gli asili, per l'asilo, serve per la parte della progettazione. Ci sono una serie di poste in entrata di maggiori accertamenti che abbiamo avuto per l'evasione unica e per il canone unico e poi ci sono delle piccole richieste da parte degli uffici che andiamo a assestare attraverso la variazione che porta normalmente sia un equilibrio di cassa che un equilibrio di competenza. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Non vedo il consigliere Elefante collegato. Niente? Vabbè, andiamo avanti. Variazione di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, ex articolo 175,2 del TUEL. Favorevoli? Voto all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? La delibera è approvata all'unanimità dei presenti. Siamo adesso al punto numero 3 all'ordine del giorno, che è il recesso anticipato del servizio SUAP associato tra i comuni di Gragnano, Sant'Antonio Abate e Lettere. Sul punto sempre la parola all'assessore Luca De Risa per la proposta. La proposta che oggi portiamo all'attenzione del Consiglio è la volontà di recedere anticipatamente il SUAP associato tra i comuni di Gragnano, Sant'Antonio Abate e Lettere. Diciamo la storia parte anche dalla comunicazione del 27 ottobre 2022 da parte del Comune di Sant'Antonio Abate che comunica che la dipendente è in malattia e chiede una proposta di recesso anticipato. Noi sappiamo che da convenzione il rinnovo è annuale, quindi qualunque motivo il 31 dicembre sarebbe scaduta la convenzione, però in questo momento ci è arrivata anche la richiesta sempre al Comune di Sant'Antonio Abate, perché il dipendente è in essere al Comune di Sant'Antonio Abate, una richiesta di comando per 6 mesi su un altro comune, quindi oggi noi andiamo solo a deliberare la volontà di sciogliere anticipatamente l'organo associato. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego, consigliere Cimini. No, io non voglio entrare nel merito della delibera, dei motivi del recesso, ma voglio invece esprimere in qualità anche di ex sindaco i ringraziamenti alla dottoressa Onofrio per il grande lavoro svolto in questi 6-7 anni, svolti con grande professionalità, dedizione, sacrificio. Voglio chiudere con un augurio, visto che ha superato gli iscritti, che poi, anzi la selezione, che possa superare poi gli iscritti, un giorno la vedremo anche nelle vesti di segretario. Auguri di buon lavoro, dottoressa Onofrio. Grazie, consigliere Cimino. Chiede la parola al sindaco, prego. Io, in realtà, anch'io diciamo, mi associo un po' a quello che diceva Paola. Tra l'altro noi abbiamo avuto un momento di confronto, eravamo entrambi con la dottoressa Onofrio prima dei giorni della sua decisione, dove effettivamente gli riconoscevamo un grande impegno che ha profuso negli anni all'interno di questo comune. È giusto anche da parte di tutti ribadire anche un augurio a quello del percorso che sta facendo, perché forse gli dà una maggiore motivazione. Purtroppo a volte le strutture organizzative sono molto stringenti anche in termini di premialità per ogni collaboratore che si appresta alla vita amministrativa, quindi un po' sono le fasi di vita, quindi credo di associarmi in pieno al discorso fatto da Paolo per tutto quello che la dottoressa ha svolto all'interno del nostro comune, sempre con una forte dedizione e responsabilità. Nell'ultimo periodo evidentemente
ovviamente proprio in funzione di questo concorso era un po' troppo in apprensione, no? Abbiamo chiesto anche un supporto medico, cioè due riprese che stava un po' distratta, un po' alle prese con questo concorso. Speriamo che le vada tutto bene, noi gli auguriamo tutti un in bocca al lupo. Grazie Sindaco, ovviamente mi associo anche io, saluti alla dottoressa, un ringraziamento per il lavoro svolto, penso da parte di tutti i consiglieri comunali presenti, da tutto il Consiglio Comunale. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto all'ordine del giorno. Buongiorno consigliere Elefante, quindi è presente il consigliere Elefante sul punto. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, che è il recesso anticipato del servizio SUAP associato tra i comuni di Gragnano, Sant'Antonio Abate e Lettere. Favorevoli? Vota all'unanimità. Anche il consigliere Elefante favorevole. Diamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera è approvata. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, il punto numero 4, che è l'aggiornamento APIPOC del vigente PUC, di cui all'articolo 25 della legge regionale 16/2004 e successive modifiche. La parola all'assessore Longobardi per la proposta. Sì, buongiorno a tutti. Allora, la proposta di delibera è l'aggiornamento del cosiddetto APIPOC, cioè atti di programmazione degli interventi. Questo è l'esito finale di un procedimento avviato a maggio di quest'anno con la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Sono pervenute molte manifestazioni sia per le zone Aruaso che per le zone Ardi. Sono state sottoposte all'attenzione per l'istruttore dell'ufficio di piano, anche con il supporto dell'architetto Panneri, che ringrazio appunto per essere presente oggi, in modo tale che ci possa offrire qualsiasi forma di chiarimento sul ove necessario. Ringrazio soprattutto anche la Commissione e tutti i consiglieri comunali che hanno ritenuto appunto opportuno coadiuvare e partecipare anche non direttamente partecipante alla Commissione. Sostanzialmente ora la parte pubblica è terminata, nel senso che l'atto di programmazione era completo. Ora speriamo appunto che ci siano gli interventi, i progetti da parte dei privati, sia in termini degli Ardi, ma soprattutto anche per gli Aruasi, in modo tale da poter quantomeno diciamo creare sul territorio delle strutture di standard utili urbanistici. Quindi sostanzialmente questa è la delibera che oggi chiediamo l'approvazione. Grazie assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io metto il provvedimento in votazione. Intervento brevissimo. Io sono stato sempre convinto che il rilancio di Gragnano era legato soprattutto all'approvazione del PUC con il contestuale APIPOC. Se vogliamo Gragnano diversa, c'è bisogno degli insediamenti produttivi, c'è bisogno delle strutture sportive, di parcheggio, di rotazione, di aree verdi per migliorare sia la vivibilità che la viabilità. Quindi io sono completamente d'accordo. Aspetto che però si inizi al più presto con i piani, con i PUA. Voglio cogliere anche l'occasione per ringraziare la Commissione. Ho fatto pure io parte diverse volte come componente esterno di questa Commissione. È stato svolto con grande serietà. Quindi complimenti al Presidente della Commissione, complimenti all'Assessore, a tutti i membri e ovviamente un complimento un po' ancora più caloroso alla dottoressa Albagnano. Grazie consigliere Cimino. Prego, consigliere Francesco Scala. Sì. Grazie Presidente. No, io volevo soltanto anche io rimarcare l'importanza che riveste il settore urbanistico. Credo che nessun sviluppo di un territorio sia possibile se non può prescindere da un grande lavoro che viene svolto dal settore. Oggi non è presente, ci tenevo a ringraziare la dottoressa Bagnale per il lavoro che sta svolgendo insieme all'assessore, insieme a tutti i membri della commissione.
Faccio a me la proposta che ne parlavamo pure nella conferenza dei capogruppo, magari successiva all'approvazione al punto all'ordine del giorno, di estendere l'invito anche a professionisti, a cittadini del territorio, per coinvolgerli ancora di più in questi provvedimenti, in queste anche a volte conoscenze, perché gli Aruasi sappiamo come possono dare ancora di più un impulso di sviluppo al nostro territorio, quindi magari coinvolgerli soprattutto alcune zone dove magari non sono ancora arrivate richieste, magari di sollecitarle tramite gli imprenditori, tramite gli professionisti, tramite i cittadini. Credo che sarebbe un atto dovuto per far sì che queste richieste poi vadano a buon fine e si abbiano questi parcheggi a rotazione, questi magari standard di strutture sportive che possono dare ancora di più valore al nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Francesco Scala. Prego, consigliere Salvatore Castrignano. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per i complimenti, ma questo è dovuto a un lavoro che sta alla base di tutto, soprattutto dagli uffici e anche da parte dell'assessore, che è sempre presente e ci coadiuva in questo lavoro. E ringrazio i componenti della commissione, che c'è un confronto costruttivo costante per dare una risposta alla città che in questo momento ne ha bisogno più che mai, anche in virtù di quello che è successo ad Ischia, che oggi attaccano questi strumenti urbanistici che non ci sono. Oggi Gragnano sta un passo avanti rispetto agli altri con il PUC che abbiamo in atto. Quindi, come diceva il consigliere Scala, speriamo che quando più persone aderiscono al PUC e a tutte queste situazioni, quando prima possibile, e diamo una risposta positiva alla città. Grazie. Grazie consigliere Castrignano. Diede la parola il consigliere Di Nola e dopo molto il sindaco. Brevemente, sì. Riallacciandomi alle parole di Francesco, ritengo opportuno adesso dare maggiore divulgazione al piano che abbiamo approvato, anche effettuando, se l'amministrazione lo ritiene, degli incontri, specialmente invitando la partecipazione dei tecnici, che poi sono loro che dovrebbero essere, sperando che abbiano i tecnici, innanzitutto spero che siano dentro la materia, sicuramente lo saranno, che poi devono coinvolgere i proprietari per far sì che si presentino delle domande, se no tutto il lavoro che abbiamo fatto rimane lettera morta, perché ad oggi io ritengo che la cittadinanza non ha ancora percepito l'importanza degli APIPOC, che sono anche frasi che forse solo noi in consiglio comunale sappiamo cosa sono, ma nella cittadinanza mi sembra che quando parlo con qualcuno non sanno neanche che abbiamo approvato il piano regolatore. Quindi io invito l'amministrazione appunto a coinvolgere e a organizzare delle cose che noi già avevamo fatto nella precedente consigliatura, degli incontri con i tecnici, proprio per dare maggiore divulgazione e coinvolgimento della cittadinanza. Grazie. Grazie consigliere Di Nola, la parola al sindaco. Prego, sì. Allora, io vi ringrazio davvero per gli interventi profusi all'interno di questo consiglio. E, iniziando in senso lato, mi viene da dire, credo che un sentimento, una condivisione di idee abbastanza oggettiva, che lo sviluppo e l'evoluzione della nostra città necessariamente passa tra questi interventi. Noi dobbiamo spingerci sempre più, così come l'abbiamo fatto in tema del Piano Nazionale Imprese e Resilienza, come lo stiamo facendo appunto con il PNRR, rientrare in questo circuito di rigenerazione urbana. Purtroppo sappiamo benissimo che gli spazi a Gragnano sono pochi, quindi uno sviluppo dal punto di vista industriale può vedersi soltanto all'interno della cittadella della pasta lì. Parliamo di superfici che forse in altri comuni corrispondono a un insediamento produttivo, mentre noi dobbiamo cercare di creare urbanisticamente tutte le condizioni di sviluppo sulle eccellenze che oggi abbiamo sul nostro territorio.
Dall'altro lato, come diceva bene Paolo, necessariamente attraverso questi interventi con l'interesse individuale dei privati dobbiamo cercare di creare degli standard urbanistici che a me sono indispensabili per la nostra comunità. Noi, a seguito anche, e mi preme ringraziare di chi ci ha preceduto e anche in un percorso che abbiamo condiviso, davvero ci abbiamo messo tutto noi stessi e gli interventi fatti in quest'Aula l'hanno confermato. Forse il tempo, forse anche un'azione ha manifestato una maggiore consapevolezza, Mario, di quello che effettivamente è un argomento difficile da comprendere. In questo ringrazio anche la dottoressa Panneri che ci ha sostenuto e ci sostenerà ancora, che è in call. In quanto un elemento forse positivo di tutto il percorso fatto in questi anni, mi viene da dire insieme, lo confermano le ulteriori manifestazioni di interesse che oggi sono arrivate, in termini di numerosità davvero forse anche oltre le aspettative. E qui un ringraziamento mi va personale, oltre che politico, all'assessore, quindi a Marco, che credo che insieme alla Commissione, insieme a tutti, ha svolto un grande lavoro, in continuità è vero, ma anche con molta dedizione. A volte io mi scuso anche se effettivamente sono stato molto prestante in questa azione, perché è l'espressione politica di ogni componente in questo Consiglio Comunale ne conferma l'importanza, dove effettivamente anche un singolo giorno è rilevante nell'esecuzione dell'urbanistica, perché tutti quanti noi siamo consapevoli che attraverso un'espansione di questo processo la nostra città davvero può cambiare, insieme ad alcuni processi che già abbiamo messo in campo, come il PUM, in tema della mobilità sostenibile che stiamo cercando, perché poi tutto questo va visto in un sistema unitario e noi dobbiamo compiere lo sforzo di farlo e di andare avanti. Quindi anche io ringrazio il Presidente in Commissione, ma a nome di tutti i consiglieri presenti in quest'Aula, l'assessore davvero dal punto di vista personale non politico. Ringrazio gli uffici che proprio ieri sera io ho avuto modo di confrontarmi con la dottoressa Bagnale, tra l'altro non abbiamo avuto neanche modo di fare il punto con l'assessore, perché davvero i tempi sono stati pochi a causa di una mia assenza, però Mario, confermavano quello che un po' tu dicevi. In realtà noi vorremmo già nel giorno 6, fermo restando che adesso alcune materie sono di rilevanza tecnica e quindi gli stessi comparti e altro poi si interfacceranno con gli uffici, faremo dei calendari dedicati, magari già se c'era una disponibilità nel giorno 6 nell'invitare in maniera plenaria all'interno dell'aula consiliare tutti i comparti, tutti i tecnici, per evidenziare anche il lavoro politico, ed è giusto quello che hai detto, spesso non si evidenzia quello che è stato fatto all'interno dell'aula consiliare, aperto un po' a tutti i consiglieri, a tutti i tecnici e altro, nel prospettare, magari ci prendiamo anche un'adesione della dottoressa Parneri che è in call e tutto, di quello che sono stati appunto tutto il lavoro svolto e i piani. Poi sono anche convinto che la rilevanza del PUC sarà ancora più esponenziale non appena noi saremo in grado, come dico io in maniera bulgara, non ortodossa, di dare la prima licenza, no? Nel momento in cui effettivamente si sarà un primo insediamento sia per gli Apipoc sia per gli Ardi, si creerà ancora maggiormente quel clima di fiducia nei confronti dello strumento e quindi questo secondo me deve essere il nostro principale obiettivo, capire effettivamente i stakeholder, gli operatori, qual è una fase più avanzata, raccoglierli dal punto di vista tecnico, creare anche magari un ufficio per aree, come più volte ci siamo confrontati, giorni di consulta e individuare i soggetti che possono occuparsi in questo, sicuramente l'architetta Bagnale ci aiuterà a giorni determinati più chiari, in modo che nel momento in cui, e su questo davvero ne sono convinto, ci sarà un primo provvedimento, si crea quel fenomeno positivo di economia positiva che potrà contribuire a cambiare il nostro paese. Quindi io davvero vi ringrazio tutti indistintamente, sperando che, e non sperare,
nella consapevolezza che quest'anno sicuramente vedremo un intervento di questo tipo. Quindi ringrazio nuovamente gli uffici, la dottoressa Incur, i consiglieri tutti e il mio assessore, l'assessore di questa amministrazione, Marco Longobardi. Grazie. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, che è l'aggiornamento APIPOC del vigente PUC, di cui all'articolo 25 della legge regionale 16/2004, successive modifiche ed integrazioni. Favorevoli? Voto all'unanimità. Vediamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera approvata. Ringrazio anche l'architetto Panneri che era in collegamento, grazie, per disponibile a qualsiasi domanda. E sì, non ce n'è stato domande, bisogno. Sono qua per rispondere, ma vedo che, cioè, so che c'è stata molta partecipazione nelle commissioni urbanistiche, per cui ritengo che i consiglieri e tutte le forze politiche siano in grado, controllino perfettamente tutto. Lo strumento. Sì, vero, c'è stato un lavoro in commissione con tutti i consiglieri, hanno approfondito con gli uffici e tutto. Do la mia disponibilità per incontrare i tecnici, per tentare appunto di chiarire i punti che possono ancora essere oscuri di questi meccanismi non certo facili del piano, e in modo da poter dare effettivamente gambe a questo spirito imprenditoriale di Gragnano che, devo dire, dal 2007, da quando abbiamo cominciato a lavorare al PUC, ho sempre notato essere molto attivo, molto presente. E questo si vede anche dalla partecipazione che c'è stata nelle due manifestazioni di interesse e anche nell'ultima, che è stata pari alla prima. Quindi, devo dire, è molto soddisfacente come partecipazione. Per cui do la mia disponibilità a implementare questo processo di attuazione che è molto importante per il territorio. Grazie architetto, grazie. Ci sentiamo allora per i prossimi appuntamenti. Grazie, grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie, buon lavoro a voi. Saluto anche i consiglieri di minoranza che sono usciti dall'aula alle ore 13:16. Proseguiamo con i punti all'ordine del giorno che sono relativi ai debiti fuori bilancio. Il punto numero 5, cioè il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000 derivante dalla sentenza numero 1962/2021 resa dal Tribunale di Torre Annunziata. Modificazione ed integrazione delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 31/1/2022. Favorevoli? Voto all'unanimità. Diamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera approvata. Punto numero 6 all'ordine del giorno, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del TUEL da sentenza esecutiva numero 1667/2021 resa dal giudice di pace di Gragnano. Favorevoli? Voto all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera è approvata. Punto numero 7 all'ordine del giorno, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del TUEL da sentenza esecutiva numero 2075/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata. Favorevoli? Voto all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera approvata. Ultimo punto all'ordine del giorno, il punto numero 8, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000 derivante da sentenza esecutiva numero 1505/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata. Rettifica. Favorevoli? Voto all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera è approvata. A questo punto dichiaro concluso i lavori del Consiglio alle ore 13:18. Saluto tutti voi.
Saluto il consigliere Elefante in videoconferenza. Buona giornata, buon lavoro a tutti.